Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e in questo episodio vedremo insieme come catturare il fantastico, meraviglioso e spaventosissimo Megalosauro. Come prima cosa è necessario trovare una zona relativamente tranquilla, che lo so, su Aberration è cosa rara, ma quantomeno una zona con meno carnivori possibili. Una volta individuata la zona adatta, possiamo iniziare a costruire la trappola, piazzando le nostre fondamenta di pietra a formare un piccolo quadrato, un semplice 3x3, quindi ci serviranno 9 fondamenta di pietra. A questo punto, da un lato della nostra base, piazziamo un bel portone grande in pietra con la relativa porticina e iniziamo successivamente a tappezzare e a richiudere l'intera trappola con delle semplici pareti di pietra con l'inserto per la porta e l'ingresso, e facciamo ben 2 livelli di queste mura. Una volta scelto il lato dal quale volete far entrare il vostro megalosauro, iniziate a piazzare 3 file di rampe di legno. E voilà! La vostra trappola per megalosauri è pronta! È pronta e aspetta solo di ricevere il suo ospite! La procedura è relativamente semplice, dobbiamo semplicemente attirare il nostro megalosauro fino a qui, fargli salire la rampa mentre noi saltiamo dall'altra parte e lui teoricamente dovrebbe cadere e rimanere intrappolato nella nostra trappola! Via, possiamo cominciare, il megalosauro ci sta inseguendo, fortunatamente è spawnato qua sotto, adesso lo portiamo fino alla nostra trappola e vediamo di saltare per intrappolarlo. Non preoccupatevi se il salto non vi riesce alla prima, perché con il Ravager riuscite comunque a saltare le mura da 2. E il nostro megalosauro è in trappola. A questo punto non ci resta che sparargli su quel musetto adorabile sbaciucchino finché non sviene. Non appena la nostra bellissima creatura si addormenterà docilmente come la bella addormentata nel bosco, potremo iniziare a nutrirlo per addomesticarlo. Le Superior Kibble sono la pappa preferita dal nostro megalosauro, ma in mancanza di queste possiamo tranquillamente usare la carne di montone cotta, la prime cotta, la prime fish, la carne normale, la prime fish cotta, oppure semplicemente il pesce cotto. E finalmente, dopo una quantità di tempo spropositata, avrete il vostro meraviglioso megalosauro con il quale potrete andare sicuri, tranquilli e leggiadri in giro per Aberration a compiere stragi. Non doveste avere un Ravager, non vi preoccupate, potete eseguire questa procedura anche con il Raptor, che come vedete riesce dalle rampe a saltare tranquillamente oltre la gabbia. È importante ricordarsi una cosa fondamentale: con il Raptor vi deve riuscire alla prima il salto dalle rampe, perché altrimenti poi non riuscirete ad uscire dalla vostra stessa trappola. Dunque, per evitare incidenti di sorta, ecco qui la trappola numero 2. La base è sempre un quadrato composto da 9 fondamenta di pietra. A 2 lati opposti abbiamo piazzato 2 portoni grandi e poi abbiamo chiuso il tutto con le pareti con il passaggio per la porta. Al centro abbiamo poi posizionato una bellissima trappola per orsi. Se decidete di utilizzare questa trappola, mi raccomando, ricordatevi una cosa: il vostro personaggio può passare tranquillamente sopra la trappola per orsi senza problemi. La vostra bestiolina invece qualche problema ce l'ha, e se nel frattempo vi sta rincorrendo un megalosauro è meglio che questo non succeda. E neanche a farlo apposta, mentre preparavamo la trappola c'è spawnato un megalosauro proprio là davanti. Vediamo di attirare la sua attenzione in modo che ci rincorra, non ci vuole effettivamente molto per attirare la sua attenzione. Mi raccomando, occhio alla trappola per orsi. E se è andato tutto per il verso giusto, ta-dan! Ecco qua il vostro megalosauro bello ingabbiato, pronto per poter essere riempito di dardi narcotizzanti. Mi raccomando, per poter catturare il megalosauro su una mappa che ti odia così tanto quanto ti odia Aberration, è importante ricordarsi alcuni piccoli accorgimenti.
Primo fra tutti, mantenere la calma e il sangue freddo. Ci sta seguendo, ci sta seguendo. Sì, ci sta seguendo, oddio, più o meno. Si incarta spesso. Ci segue, ci segue, ci segue. Oh, non ce la faremo mai. No, non funzionerà, non funzionerà, non funzionerà mai. Aiuto. Avere sempre a disposizione cibo e acqua in abbondanza. Cosa? Ginetta? No, dai, ti prego, Ginetta, cosa c'hai? Sete? Non puoi avere sete adesso. Ci siamo portate le bottiglie, almeno. No, l'abbiamo finita, ma stai scherzando? Cioè, Ginetta, non posso pensare io a tutto, dai, che sono già in crisi mistica con sta bestia. Vabbè, buonanotte. Nel frattempo quello si distrugge la gabbia, tranquilla, ci divorerà in 2 secondi, non ti preoccupare, dormi, tranquilla. Avere sempre con sé tutti i rifornimenti necessari. Porca miseria, ma quanto cacchio ci mette ad andare giù? È infinito. No, no, porco cacchio, porco cacchio. Stare attenti a dove si cammina e dove si mettono i piedi. Dove? Dove? Cosa ho toccato? Cosa ho calpestato? Non c'è niente qua, ci sono passata 30.000 volte. Guardarsi sempre le spalle e soprattutto... Cosa? Che succede? No, 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 aiuto, 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 aiuto! Avere sempre un punto di respawn vicino alla gabbia. Porco cacchio, porco cacchio, porco cacchio. Ora devo fare 30.000 chilometri per tornare qua. No, vabbè, non ci credo. Ma perché? Infine, nonostante sia molto importante, portare sempre con sé un fucile di riserva. Dai che ci siamo quasi. No! No, ma porco cacchio, ma che davvero? Dunque, ricordandovi di questi piccoli accorgimenti, in pochissimo avrete finalmente la vostra coppia di megalosauri e potrete divertirvi come matti e fare finalmente tante tante nuove amicizie con tutte le creature dolcissime, meravigliose e amichevoli di Aberration. Ricordatevi di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, in un'altra avventura, in un'altra cattura. Baci e abbracci a tutti, ciao!